Cari fratelli e care sorelle, è la parola del Signore, il Vangelo, che ci ha chiamato qui, questa sera in assemblea, perché noi possiamo credere in Gesù Cristo. Io sono tra di voi solo un eco del Vangelo, ma per questa possibilità ringrazio il vostro Vescovo che continua a chiamarmi per questo quaresimale, mostrando l'amicizia e la fiducia in questo mio povero servizio nella Chiesa. Abbiamo ascoltato un Vangelo molto lungo, è un intero capitolo del quarto Vangelo, ma è un Vangelo certamente decisivo per la nostra fede nel Signore Gesù Cristo risorto, vincitore della morte e vivente per sempre. È un Vangelo nel quale, se facciamo attenzione, ci sono parole che sgorgano sovente dai nostri cuori. Ci sono domande che noi ci facciamo nella nostra vita umana e nella nostra vita cristiana. E il Vangelo tenta di darci una risposta, ci indica una strada, la strada della fede, sulla quale noi dobbiamo incamminarci per poter davvero vincere la morte e credere che l'amore di Cristo è stato più forte della morte. Ma entriamo all'interno di questo racconto cercando innanzitutto di dire qualcosa dei protagonisti di questo evento. Gesù ha avuto una vita umana, umanissima, dalla sua nascita fino alla sua morte a Gerusalemme. E nei Vangeli vengono sempre descritti gli incontri che Gesù ha fatto, i suoi rapporti con i discepoli, i suoi rapporti con quelli che lo seguivano, ma nello stesso tempo ci viene testimoniata anche la capacità di Gesù di tessere relazioni di amore, relazioni di affetto, relazioni di amicizia. Gesù aveva un certo numero di uomini e di donne che lo seguivano. Quella era la sua comunità. Ma al di là della sua comunità, Gesù aveva alcuni che non avevano abbandonato tutto per seguirlo. Erano restati nella loro casa, non avevano mutato l'impegno della loro vita e tuttavia avevano percepito di Gesù la sua qualità di maestro, la sua qualità di profeta e anche loro, come i discepoli, camminavano verso la pienezza della fede. E i Vangeli ci testimoniano che tra queste persone che non appartenevano alla comunità itinerante di Gesù
c'erano due sorelle, Marta e Maria, e il loro fratello Lazzaro, che abitavano a Betania, piccolo villaggio di fronte a Gerusalemme, là dove si imboccava la strada per andare in Galilea, là dove per giungere a Gerusalemme si doveva assolutamente passare. Gli altri Vangeli ci dicono, soprattutto Luca, che Gesù era solito frequentare questi suoi amici. Passava nella loro casa, trovava ospitalità, provava affetto, trovava delle relazioni umane profondissime e trovava anche la possibilità di riposarsi, di sostare, di passare la notte, per poi eventualmente svolgere durante il giorno la sua predicazione a Gerusalemme, nel Tempio o nella città. Gesù ha avuto relazioni molto serie, relazioni vissute in modo personalissimo. Il suo certamente era un amore aperto a tutti, che non escludeva nessuno, ma Gesù era capace di discernere anche dei modi differenti di amare e di vivere gli affetti. Sappiamo che nella comunità dei dodici c'era particolare legame tra Gesù e tre dei primi chiamati, Pietro, Giacomo e Giovanni. Sappiamo che in questa comunità itinerante c'era un affetto speciale per Maria Maddalena, che potremmo chiamare la discepola amata da Gesù. Sappiamo anche che c'era un discepolo amato, che resta anonimo e che noi tradizionalmente identifichiamo con Giovanni, il fratello di Giacomo, ma nulla ci assicura che sia lui. Certamente una figura reale, ma che non porta il nome, perché ciascuno di noi, leggendo il Vangelo, possa sentirsi discepolo amato da Gesù. E poi c'erano altri amici, e proprio di Marta, Maria e Lazzaro si dice che Gesù li amava. Relazione di amicizia, relazione vera, relazione affettiva, che aiutava anche Gesù nel suo cammino difficile di predicazione del regno e di vita spesa per tutti gli uomini. Gesù, dobbiamo dirlo, ha conosciuto l'avventura dell'amicizia, e in questa avventura Gesù ha fatto esperienza di che cosa significa un incontro, di che cosa significa una relazione, di che cosa significa amare qualcuno. Proprio il nostro Vangelo, quello di Giovanni, conserva un eco di come Gesù leggeva la relazione d'amicizia. Gesù, secondo Giovanni, ha detto proprio la sera prima di andare al Padre, prima della sua Pasqua: nessuno
ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Io non vi chiamo più discepoli servitori, perché un servo non sa quello che fa il suo Signore, ma io vi ho chiamato amici, vivendo con voi una relazione d'amicizia. Ed ecco che in queste relazioni di amicizia tra Gesù e alcuni uomini e alcune donne accade quello che accade nella vita di tutti noi. Qualcosa che minaccia le nostre relazioni, qualcosa che profondamente ci turba, qualcosa che arriva qualche volta a far morire le nostre relazioni. Perché un amico muore, perché qualcuno che abbiamo amato ci lascia, perché il male e la malattia attanagliano qualcuno che amiamo e lo portano alla morte. Ed ecco allora un episodio preciso. C'è un'amicizia personale di Gesù con due sorelle e un fratello, ma questa amicizia non sottrae l'amico alla malattia e alla morte. Com'è possibile? Ecco la prima domanda che ci chiediamo spontaneamente. Come può Gesù lasciare che chi è da lui amato soffra, si ammali e muoia? Queste domande erano affiorate all'interno delle amicizie vissute da Gesù, ma ancora oggi risuonano nelle nostre relazioni quando appaiono malattie e morte. Quando la nostra fede diventa fragile e addirittura viene scossa, quasi smentita dalle vicende della vita. La domanda che ci facciamo è: ma si può essere amati da Gesù e cadere in preda alla malattia fino a morire? Ecco allora il brano del quarto Vangelo che abbiamo ascoltato e che ora cercheremo semplicemente di capire un po' di più, di farlo risuonare in noi per sentire una parola del Signore personalmente detta a ciascuno di noi. L'inizio del racconto è tipico. C'era una volta un certo Lazzaro che si ammalò. Accanto a lui vengono subito presentate le sorelle Marta e Maria. E di Maria, in particolare, si mette in rilievo ciò che compirà profeticamente qualche giorno dopo, quando in occasione di un'altra cena ungerà di olio profumato il capo di Gesù, perché Maria presente la fine di Gesù come imminente. Maria comprende che non ci sarebbe stato il tempo di ungere di olio e di profumo quel corpo, il corpo che lei amava tanto. E allora profeticamente lo unge nei giorni precedenti quella passione. Quando Lazzaro si ammala, Gesù è lontano. Si trova addirittura al di là del Giordano, in un luogo anch'esso chiamato Betania,
era il luogo in cui Giovanni il Battista aveva esercitato la sua predicazione. Era il luogo in cui Giovanni Battista aveva annunciato la presenza di Gesù ormai in mezzo a quelli che andavano ad ascoltarlo. Gesù dunque è lontano coi suoi discepoli e le sorelle mandano a informare Gesù della malattia del fratello con parole che risuonano come una supplica. Signore, il tuo amico è ammalato. Pensate quante volte questa espressione viene spontanea nel nostro cuore di fronte alla malattia di chi amiamo. La prima cosa è dire al Signore: Signore, questa persona che io amo, ma che anche qualcuno amato da te, è ammalato. Gesù però risponde in modo enigmatico a questa richiesta che fa leva sui suoi sentimenti di amicizia e risponde: questa malattia non porterà alla morte, ma è una malattia che manifesterà la gloria di Dio. Proprio perché il Figlio di Dio venga glorificato, sia riconosciuta la sua gloria. Come interpretare tale risposta? La malattia di Lazzaro, rivela Gesù, non si risolverà nella vittoria della morte, ma diventa un'occasione per manifestare la gloria di Dio. Il peso che Dio ha nella storia e nella vita di noi uomini. E in tale gloria soprattutto si manifesterà la gloria dell'amare, la gloria dell'amore. Gesù parla un linguaggio che sembra contraddire l'evidenza. La malattia accade, la malattia arriva perché la morte opera nella nostra vita. Sempre quando noi ci ammaliamo, ci avviciniamo alla morte. Sempre in ogni nostra malattia, la morte si staglia all'orizzonte con la sua ombra minacciosa. Eppure Gesù rivela che la malattia di colui che egli ama non significherà vittoria della morte su di lui. E così Gesù resta ancora 2 giorni al di là del Giordano. Appare di primo acchito sconcertante che Gesù non si sia affrettato subito al letto dell'amico malato. Ma Gesù, dice il Vangelo, si è intrattenuto 2 giorni ancora nel luogo in cui si trovava. E solo il terzo giorno, allusione al giorno in cui Dio vince la morte, il terzo giorno anche per Gesù sarà il giorno della resurrezione, Gesù annuncia la sua decisione di recarsi in Giudea, a Betania. All'udire la decisione presa da Gesù, i discepoli manifestano la loro incomprensione, che si traduce in una messa in guardia. Rabbi, maestro, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e noi siamo venuti via con te da Gerusalemme perché ormai ti minacciavano.
e adesso tu vuoi subito tornare? E allora Gesù espone una similitudine dal significato evidente. Dice che lui è convinto di dover vivere e agire come il Padre gli ha chiesto e sa di doverlo fare nel poco tempo che gli resta, perché ormai vicina è l'ora delle tenebre, quando Gesù arrestato, Gesù condannato, non potrà più compiere nessuna azione di amore. E allora Gesù dice: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gesù usa il linguaggio metaforico. Dice si è addormentato, ma significa è morto. Ma vedete, queste espressioni tornano anche nel nostro linguaggio. Diciamo di una persona: non c'è più, è andato di là, ci ha lasciati, si è addormentato. Tutte metafore per non dire con evidenza la realtà della morte. Ma ecco, Gesù è frainteso, perché di fronte a queste parole qualcuno dei suoi discepoli finisce per dire: ma se si è addormentato significa che sta bene, significa che si sveglierà guarito. Gesù allora lo dichiara apertamente: Lazzaro è morto, realmente morto, preda della morte come tutti gli uomini prima o poi lo sono. Ma Gesù dice: io sono contento di non essere stato là, perché vi do un'occasione di fede. Vi darò un segno. Attenzione, nel quarto Vangelo non si parla mai di miracoli. Stiamo attenti. Gesù non va a compiere un miracolo, Gesù compie un segno. E un segno è qualcosa che qualcuno nella fede leggerà come miracolo. Altri, senza la fede, potranno leggere semplicemente come una menzogna. L'unico a reagire in modo impulsivo, provocatorio, è Tommaso. Tommaso, quello che troveremo incredulo, perché conclude dicendo: ma sì, andiamo anche noi a morire con lui. Siamo scappati da Gerusalemme, lui vuole tornare, andiamo tutti a morire. Vedete, parole ironiche, ma che mostrano anche una stizza nei confronti di Gesù. Ma qui sorge spontanea una domanda per noi che leggiamo il Vangelo: ma come mai è avvenuta la morte di chi era amato dal Signore? Se il Salmo canta: è preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi amici, se la morte degli amici è preziosa, ci sarà qualcosa, un intervento del Signore che potrà far cambiare la situazione di morte e che per noi uomini è morte per sempre? Secondo quadro di questo straordinario Vangelo. Gesù lascia la Transgiordania e arriva a Betania con i suoi discepoli. Lazzaro ormai da 4 giorni è nel sepolcro. Normalmente in quel tempo seppellivano prima dell'imbrunire
chi era morto. Marta, saputo dell'arrivo di Gesù, gli va incontro. Marta è una donna attiva e intraprendente. Ve la ricordate nel Vangelo di Luca, che accoglie Gesù e si dà da fare per fargli da mangiare e accoglierlo bene, a tal punto che Gesù l'ha rimproverata: Marta, Marta, ti preoccupi di troppe cose. È una di quelle donne che noi conosciamo, operose, capaci di pigliare le decisioni, capace di intraprendere con degli atteggiamenti da protagonista. Marta allora gli va incontro e gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma aggiunge: ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Meditiamo bene queste parole di Marta. Marta è una donna di grande fede. Confessa che dove c'è Gesù non può regnare la morte. Dice che la morte del fratello è accaduta perché Gesù era lontano. Certo, Marta può darsi che non abbia ancora una fede piena. Può darsi che abbia bisogno di un'ulteriore rivelazione da parte di Gesù. Però Marta crede che con la presenza di questo rabbi e profeta di Nazareth si è verificata la grande novità. Dio esaudisce sempre questo profeta qualunque cosa lui gli chieda. In risposta a queste affermazioni, Gesù interroga implicitamente Marta, rinviandola alla fede nella resurrezione alla fine dei tempi, e dice: Marta, tuo fratello risorgerà nel giorno ultimo della storia, quando ci sarà la resurrezione della carne. Questa era una verità appena accennata nell'Antico Testamento, ma al tempo di Gesù c'era una porzione di ebrei che credevano già nella resurrezione finale della carne. Marta condivide questa fede. E poi, certamente, avendo ascoltato tante volte Gesù, a questa fede era approdata, la fede sulla resurrezione dai morti. E allora gli dice: so che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Vedete, ascolto reciproco e dialogo conducono a questo punto Gesù a fare la rivelazione decisiva, che rappresenta il vertice teologico della pagina che abbiamo ascoltato. Perché Gesù dice a Marta: sì, tu aspetti la resurrezione per l'ultimo giorno, ed è vero, ci sarà, ma io, dice Gesù, sono la resurrezione e la vita. Io sono la resurrezione e la vita. E ormai chi è credente in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà per l'eternità. E poi, con questa dichiarazione, vera e propria rivelazione sull'identità di Gesù, è come dire a Marta: guarda che io sono Dio, perché solo Dio poteva far risorgere dai morti,
e dire io sono la resurrezione è dunque un'autopresentazione che Gesù fa come Dio e come Kyrios, il Signore. E allora gli fa una domanda personale nell'amicizia. Ma tu Marta, credi questo? Gesù chiede a Marta di passare dalla fede nella resurrezione alla fine dei tempi alla fede che Gesù può essere già per noi fonte di vita, fonte di resurrezione, che con Gesù è possibile per noi pur attraversare la morte senza essere preda definitiva della morte. Che cos'è Gesù per quanti credono in Lui? Per quelle creature fragili e mortali che si ammalano e muoiono. Che cos'è Gesù per ciascuno di noi? Gesù è la resurrezione e la vita. Ha il potere di dare la vita a chiunque crede in Lui. Attenzione! Non lasciatevi troppo ingannare dalle parole. A chiunque crede in Lui. Dove credere, attenzione, non è credere con la mente intellettualmente o credere delle verità di fede intorno a Gesù. Credere è un'operazione che significa aderire, essere coinvolti con tutta la nostra vita nella vita di Gesù. Questa è la fede nel Vangelo secondo Giovanni. Non un fatto intellettuale, ma un fatto esistenziale, vitale. Marta è pronta ad aderire con tutta se stessa e dice: «Sì, Signore, io credo che Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Facciamo attenzione, perché questa parola di Marta, questa confessione di fede, è la confessione di fede più piena che si trova nel quarto Vangelo. Neanche Pietro arriva a questo, perché nel quarto Vangelo Pietro dirà a Gesù: «Tu sei il Santo di Dio», che è molto, ma Marta va oltre. Marta arriva a dirgli: «Sì, Kyrie, tu sei Signore. Io credo che tu sei il Messia, il Cristo. Io credo che tu sei il Figlio di Dio. Io credo che tu sei il veniente nel mondo». È la confessione più piena che voi trovate nel quarto Vangelo. Perché Marta diventa nel quarto Vangelo la credente esemplare. È più esemplare lei nel quarto Vangelo che non il discepolo Pietro, uno dei dodici. Marta dice dunque: «Sei Signore, il Kyrios, sei il Messia». E fin lì anche Pietro vi era giunto, secondo Marco. «Sei il Figlio di Dio». E Pietro vi era giunto nel Vangelo di Matteo. Ma poi ancora: «Tu sei o Ercomenos, il veniente, colui che viene nella gloria di Dio in questo mondo». Ecco la fede cristiana nella sua pienezza che nel quarto Vangelo è professata da una donna. Dobbiamo star molto attenti quando leggiamo il Vangelo e a non leggerlo in maniera semplicemente ripetitiva, non notando quelle cose invece che vanno notate. Nel quarto Vangelo,
colei che è più credente di tutti è proprio Marta, quella che in Luca era stata rimproverata perché si dava troppo da fare per Gesù e non ascoltava la parola come sua sorella. Ma secondo Giovanni è giunta prima della passione di Gesù, prima dell'esodo di Gesù da questo mondo al Padre, alla fede perfetta, alla fede piena. Ma ecco che entra in scena l'altra sorella, Maria. Non era andata incontro a Gesù, era rimasta seduta in casa in un atteggiamento di lutto, di sofferenza. Non appena però Marta le riferisce che Gesù la chiama, notate, Marta con la sua intraprendenza, saputo che c'era Gesù, era andata incontro a Gesù. Maria invece è Marta che glielo indica e si fa chiamare da Gesù. Marta riferisce a Maria: il Maestro è qui e ti chiama. Ed ecco Maria, allora va subito da Gesù e si getta ai suoi piedi in quell'atteggiamento che avevamo trovato in Luca 11 quando Gesù era stato ospite delle due sorelle. Marta allora, preoccupata, sbrigava le faccende. Maria invece si era messa ai piedi di Gesù con molta audacia per una donna, facendosi discepola di un maestro, ciò che era vietato al tempo di Gesù a tutte le donne, perché i rabbini dicevano: mai insegnare alle donne la parola di Dio, meglio bruciare le sacre scritture che insegnarle a una donna. Ma Gesù è un rabbi che non agisce come gli altri e aveva accettato di essere il rabbi di Maria, che si era fatta discepola. Maria ripete le stesse parole di Marta: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Anche per Maria l'assenza fisica di Gesù ha reso possibile la morte del fratello. E qui i toni sono più affettivi. Maria piange, esprime con le lacrime il proprio dolore. Maria ama Gesù, sa che Gesù la ama molto, si mostra pronta a incontrarlo, si inginocchia davanti a lui, ma non dà segni di una fede che possa vincere la sua sofferenza. È una donna interamente definita dal suo dolore, che sembra senza vie d'uscita, ma piange e le lacrime di Maria sono contagiose. Abbiamo ascoltato il Vangelo, si mettono a piangere anche i giudei presenti e si mette a piangere lo stesso Gesù. Il racconto richiede di sostare su questi umanissimi sentimenti vissuti da Gesù nel suo rapporto d'amicizia. Gesù, quando la vide piangere e piangere anche i giudei venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, fa una domanda. Gesù si commuove, viene detto due volte, freme interiormente. Secondo la bella traduzione della Vulgata, fremuit spiritu, fremette nello spirito, perché chi era morto era l'amico, una persona da lui amata. E la prima reazione che nasce è quella di un fremito, è quella di una sofferenza.
noi capiamo perché amare è sempre sperare che la morte sia vinto dall'amore. Nessuno di noi è capace a dire a una persona ti amo se non dicendola ti amo per sempre, ti amo vincendo la morte. Chi di voi, se ama veramente, può dire io ti amo finché sei vivo? Quando amiamo e amiamo di amore autentico, amiamo per sempre, prima e dopo la morte. È l'esperienza che anche noi uomini facciamo. Ed ecco allora che Gesù freme, è addolorato, si turba e a quel punto, nella sua emozione, fa una domanda. Fa una domanda: dove lo avete sepolto? Gli dicono: Signore, vieni a vedere. E allora scoppia ancora in pianto. E constatano i giudei: ma guarda come lui amava Lazzaro. Vedete, siamo di fronte a un'amicizia, a dei sentimenti. Qui davvero la morte degli amici è più dolorosa della nostra propria morte. Per gli amici Gesù darà la vita, ma la morte di un amico lo ferisce, lo fa soffrire. Infine, alla vista della tomba, Gesù, scoppiando in pianto, mostra visibilmente il suo amore. Apollinare di Laodicea nel IV secolo commenta: queste lacrime di Gesù sono fonte di vita per gli uomini, perché sono state lacrime di compassione del Salvatore, il quale rialza tutti quelli che giacciono nella morte, asciuga le lacrime dagli occhi di coloro che piangono e ridesta vita tutti quelli che lui come Salvatore ama. Ultimo quadro: Gesù e Lazzaro. Ecco allora la conclusione del racconto. Gesù finalmente incontra Lazzaro. Gesù, ancora una volta fremendo nel suo spirito, va alla tomba. Vede la pietra che chiude il sepolcro. E noi potremmo dire che a questo punto comincia un duello. Un duello tra Gesù, che è la resurrezione e la vita, e la morte, che ha colto Lazzaro. Gesù chiede di togliere la pietra per avere un faccia a faccia con la morte, con il luogo della corruzione, della fine della vita umana. E Marta ha una reazione istintiva, naturale. Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. E immaginatevi 4 giorni in quel clima, che è il clima di Gerusalemme e che è un clima già molto caldo. E allora Gesù le ribadisce: ma non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Vedrai che Dio ha un peso nella storia e nella vita, e lo vedrai attraverso di me? E qui il testo del Vangelo apre uno squarcio nella relazione di profonda intimità tra Gesù e Dio. Gesù chiamava Dio con grande confidenza, Abba, che possiamo tradurre papà amato. Attenzione, in aramaico
c'è un termine per dire padre. Ma Gesù non usa quel termine, usa il termine che usa il bambino, Abba, papà caro, papà amato. Una confidenza che aveva solo Gesù con Dio. In nessuna preghiera giudaica voi trovate questa espressione, troverete sempre Avinu, Padre nostro, Padre, mai Abba. Gesù ha questa confidenza. Alza gli occhi e dice Abba, papà, io ti rendo grazie perché tu mi hai ascoltato. Io sapevo che tu mi ascolto sempre. Vedete, Gesù ringrazia il Padre in quella comunione autentica che è il tessuto della sua relazione con Dio. Il Padre lo ascolta sempre, così come Gesù ascolta sempre il Padre, all'ascolto l'un dell'altro. E queste parole costituiscono quasi un abbozzo di quella grande preghiera che farà Gesù sempre secondo il quarto Vangelo prima di essere catturato, al capitolo 17 di Giovanni. Qui è l'unica volta che Gesù prega prima di compiere un segno, ma prega, attenzione, con una preghiera di ringraziamento, ringraziando il Padre. E in questo spazio di ringraziamento che Gesù pronuncia una parola che ha la stessa efficacia della parola detta da Dio, una parola che compie ciò che dice. Lazzaro lo chiama per nome, come lo chiamava da amico, vieni fuori. Ecco un'anticipazione dell'ora già annunciata da Gesù al capitolo 5. Viene l'ora in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la voce del Figlio di Dio e usciranno. Lazzaro, fin qui citato solo in relazione agli altri, diventa un soggetto, esce dalla tomba, avvolto delle bende e col volto coperto da quel sudario. Lazzaro è morto, come morirà Gesù. È fasciato con bende e addirittura il sudario, come sul volto lo avrà Gesù. E così vedete che Lazzaro profetizza la morte e la resurrezione di Gesù. Pochi giorni prima che Gesù entrasse a Gerusalemme per la sua passione e morte. Ecco perché la Chiesa ci fa sostare su questo mistero l'ultima domenica di Quaresima, prima della Domenica delle Palme. Lazzaro profetizza la morte e la resurrezione di Gesù, ma non solo. La resurrezione di Lazzaro, colui che Gesù ama, manifesta la ragione profonda per cui il Padre chiamerà Gesù dai morti alla vita eterna. Un duello tra vita e morte, un duello tra la morte e l'amore con cui Gesù ha vissuto tutta la vita. E l'amore con cui Gesù ha vissuto tutta la vita ha vinto la morte. L'amore vissuto da Gesù diventa la ragione per cui il Padre lo chiama alla vita per sempre. Ecco il grande annuncio. Gesù è l'amore che strappa la morte alle sue pecore, che non andranno mai perdute. Se Gesù ama e ha come amico chi crede in Lui, non permetterà a nessuno
neppure alla morte, di rapirlo dalla sua mano. Ecco perché Gesù ha dato la vita all'amico morto, ha rapito Lazzaro dalla mano della morte e ha mostrato la gloria di Dio a Marta, Maria e Lazzaro e ai giudei presenti. Ecco perché, conclude il brano, alcuni credettero in Gesù. È significativo che quando voi domenica sentirete questo Vangelo, nella colletta l'Oremus all'inizio della messa, ascoltatelo bene, perché è veramente un'antica preghiera ispirata. Dice questa preghiera: ti preghiamo, Signore Dio nostro, vieni in nostro aiuto con la tua grazia, affinché possiamo camminare sempre in quell'ardente amore che spinse tuo figlio a consegnarsi alla morte per amore del mondo. E concludo. Avvenuto il segno, risvegliato Lazzaro dalla tomba, ecco allora l'interpretazione che spetta a quanti hanno visto o hanno ascoltato come noi questa sera il racconto del Vangelo. Alla vista di ciò che Gesù aveva compiuto, credettero in Lui. Credere in Gesù non significa certo sfuggire alla morte fisica. Prima o poi anche noi incontreremo la morte. Non sappiamo quando, non sappiamo come, ma è certo che passeremo attraverso la morte. Ebbene, per noi che crediamo in Gesù, c'è questa fede, c'è questa speranza che la morte, che pur noi conosceremo, non sarà l'ultima parola, non sarà l'ultima parola, ma sarà il Signore che ci attende al di là della morte con le braccia aperte a portarci nella vita eterna col Padre per sempre. Non dimentichiamolo. La morte è come un fiume che dovremo attraversare. E certamente la morte ci fa paura, la temiamo, ma nella morte la nostra fede ci dice che troveremo Cristo con le braccia aperte, pronte ad accoglierci così come siamo, anche con i nostri peccati, anche con tutte le nostre fragilità e debolezze, anche con tutte le nostre mancanze di fede e tutte le nostre trasgressioni e contraddizioni al Vangelo, perché ognuno di noi è un amico, un'amica che Gesù ama e ci ha amato. Al termine del Cantico dei Cantici, voi sapete che c'è questa forte affermazione: l'amore è forte come la morte. Ma l'amore vissuto e insegnato da Gesù è più forte della morte, vince la morte. Ecco ciò che è avvenuto con Gesù. Questo Gesù che ha amato i suoi fino alla fine, che ha vissuto l'amicizia con i credenti in Lui, in forza del suo amore ha vinto la morte ed è stato risuscitato dal Padre. Il segno operato sull'amico Lazzaro è una profezia e un'anticipazione per tutti gli amici del Signore. Ma di fronte a questo dono dell'amore,
continua il Vangelo, anche se non l'abbiamo letto, ma il versetto successivo. Alcuni credettero, ma alcuni andarono dagli avversari di Gesù a raccontare ciò che aveva fatto. E allora i nemici di Gesù, farisei e capi dei sacerdoti, tennero consiglio per toglierlo di mezzo. La resurrezione di Lazzaro ha come grande prezzo la cattura di Gesù, la decisione dei nemici di toglierlo di mezzo. Dare la vita a Lazzaro è costato a Gesù la propria vita. Non dimentichiamolo. Oltre il messaggio della resurrezione che celebreremo a Pasqua, c'è il prezzo pagato da Gesù nella passione che celebreremo nel Triduo Pasquale. Ecco cosa accade nell'amicizia vera, quella vissuta da Gesù che ha dato la propria vita per gli amici, amandoli fino all'estremo. Questo brano evangelico vuole soprattutto insegnarci che l'amore vince la morte, che l'amicizia di Gesù è più forte della realtà della morte, ma che la resurrezione, la vittoria sulla morte, avviene solo là dove è stato vissuto l'amore, un amore autentico fino all'estremo. Noi che siamo gli amici di Gesù, confermiamo la nostra speranza, confermiamo la nostra fede. Anche nella morte Gesù sarà accanto a noi e ci abbraccerà nell'ora in cui varcheremo quella soglia e ci richiamerà definitivamente alla vita con il suo amore, la vita eterna. La Pasqua sia per tutti noi veramente la sorgente di questa fede, di questa speranza.